Victor, alle drizze! Prendiamo il vento! Capitano Kenway, hai qualcosa per me? I recenti spostamenti del Templare Woods Rogers. Prende parte a un evento politico, quindi attento. Si dice che il re Giorgio abbia chiamato Rogers a Londra. Già, è scontento della situazione a Nassau. Ancora troppi pirati in circolazione, a quanto si dice. Dovrai travestirti per ingannare gli sgherri alla festa. Potresti far visita a un diplomatico, Ruggero Ferraro. È sulla nostra lista da un po'. Intesi. Puoi spedirla in Inghilterra per me? Sì, una nave parte domani. Caroline Scott Kenway, Hawkins Lane, Bristol. Bellezza in questa città. Nessun segno di gioia, niente estetica. Ah, camminate per la strada, animali, come bestie senza senso nel decoro. Tutti idioti. Come fate voi inglesi a pensare di poter dominare il mondo? Si può bere quel rum ogni sera. Mio Dio, è disgustoso. Al diavolo, mi sono perso. È proprio terribile. Tutte linee rette, quadrati, eppure non c'è altro. Oh, come mi mancano le care belle strade di Firenze. Mi manca la cultura. Accidenti a questo caldo. Un altro sorso, forse. Ah, ci voleva proprio. San Giovese, il miglior vitigno del mondo.
Salve. Perdonate questo mio ritardo. Sono Ruggero Ferraro. Sì, signor Ferraro, nessun problema. Signore e signori, un brindisi al mio breve incarico da governatore delle Bahamas. Per mio volere, non meno di 300 temibili pirati hanno avuto il perdono del re e ora sono fedeli alla corona. Eppure, nonostante tutto, Sua Maestà non è contento. E mi... Diavolo, è vero, Roger. Se mi serve un testimone al ritorno in patria, posso scrivere una lettera anche ora. Non ne ho la minima idea e non intendo scoprirlo. Ci siamo separati 5 anni fa ed entrambi viviamo assai più felici così. Perdonatemi, governatore. Forse sarò meglio disposto più tardi, quando il vino mi avrà annacquato lo spirito. Siete il signor Ferraro, giusto? È stato un piacere, continueremo un'altra volta. Che colore! Perdono. La mia attenzione è richiesta altrove. Eravate un corsaro. Perché disprezzate così tanto i marinai che vogliono solo farsi strada nel mondo? Voi non potete capire le mie ragioni, idiota. Avete sprecato la vostra vita cercando di distruggere ogni conquista della civiltà. Invece io capisco. Ho visto l'osservatorio. Conosco il suo potere. Userete quell'aggeggio per spiare, ricattare, sabotare. Sì. Ma per uno scopo più grande. Portare giustizia. Cancellare la menzogna in nome della verità. Nessun uomo dovrebbe possedere quel potere. Eppure lasciate che quel manigoldo di Roberts lo usi. No. Glielo impedirò. Se mi direte dove si trova, io lo fermerò. Qui, sull'orlo dell'abisso, scopro in voi un amico. E a principe. Canaglia che non siete altro. Le nostre fonti dicono principe. Bloody! Let's get back to Monsey. Fatta. Dove si va? Prendete la vostra roba, salpiamo per l'Africa.